buongiorno a tutti. Questa è la settima conferenza del Topics Big Data in a Living Web. Allora, voglio subito dirvi che questo è l'ultimo evento che io faccio quest'anno pubblico e mi dispiace che sia l'ultimo, nel senso che è la cosa più complicata che mi è capitata di fare. È un po' colpa dei ragazzi del Topics quella di avermi chiesto di farlo. Io faccio il giornalista, ho in comune con voi, credo, soltanto una grande passione per l'innovazione. 3 anni fa ho fondato Wired in Italia, scrivo di innovazione per Repubblica, mi appassiona l'argomento dei dati, ne so pochissimo. Oggi il mio posto sarebbe in mezzo a voi a sentire gli speaker. Quando ho visto il programma della conferenza ho detto perfetto, è la classica conferenza dove vado, prendo appunti, imparo e magari ne scrivo qualcosa sul giornale dove collaboro adesso, che è Repubblica. Invece starò qui sul palco. Gli speaker sono straordinari, li vedrete, li ascolterete, non sarò io a spiegarvi quanto sono importanti i dati, quanto stanno finalmente diventando un fenomeno anche culturale, se ne comincia finalmente a parlare sui giornali. A me è capitato di raccontare l'argomento dal punto di vista soltanto degli open data un mese fa su Repubblica e devo dirvi la fatica che ho fatto per spiegare ai miei interlocutori del giornale di che cosa stessimo parlando, perché fossero così importanti, perché possono cambiare la vita delle persone, nel caso dell'open data anche cambiare la qualità della politica, la accountability dei nostri rappresentanti. Allora finalmente se ne comincia a parlare in Italia, si cominciano a fare delle cose concrete. È partito un portale di dati pubblici e cominciamo tutti a renderci conto di quanto questa quantità di informazioni può migliorare la nostra vita. Le cose le possiamo contare, le possiamo misurare, le possiamo valutare, alcuni dicono addirittura che possiamo prevedere il futuro. Adesso userò un'espressione proprio da giornalista, quindi diciamo perderò 1000 punti con voi, ma possiamo addirittura fare un oroscopo del mondo attraverso i dati. So che è un'espressione forte, ma se riusciamo attraverso i dati a immaginare le leggi che regolano il mondo, le persone, gli individui, probabilmente possiamo anche immaginare di prevedere, e non sto dicendo delle cose che sono allucinanti, possiamo prevedere quello che succederà. Si parla di una scienza fatta attraverso Twitter, cioè prevedere quello che accadrà in borsa attraverso i messaggi, l'analisi dei messaggi che vengono postati in ogni secondo da tutti quanti su Twitter. Allora, di questo e di altre cose parleremo oggi. Cercheremo di capire in che modo il web diventa una piattaforma di abilitazione per utilizzare i dati, per capire i dati. E lo faremo attraverso una serie di discorsi, di keynote e una serie di tavole rotonde.